Con 23 preferenze, 31 i consiglieri presenti e votanti, 7 le schede bianche ed una nulla, Nicola Irte, il nuovo presidente del Consiglio regionale della Calabria, eletto al primo scrutinio. Ancora una volta, infatti, il centrodestra, in particolare il nuovo centrodestra, corre in aiuto della maggioranza di Mario Oliverio, diventandone di fatto una preziosa stampella nell'evitare scontri e veleni. Non si è neanche tentato di percorrere la strada che avrebbe portato Mimmetto Battaglia alla presidenza del Consiglio regionale della Calabria. Battaglia si era infatti mosso in maniera tempestiva ed efficace nelle stanze romane, invece il solito accordo tra centrodestra e centrosinistra, con un nuovo centrodestra che riceve il diktat dall'alto e vota per il giovane presidente, togliendo allo stesso Oliverio un bel impiccio. A Irto ora tocca l'arduo compito non solo di provare a smacchiare la reputazione dell'istituzione calabrese alquanto sputtanata, ma soprattutto quella di farlo lavorare al ritmo serrato. Quindi a Irto il compito di dimostrare che la giovane età non sia il suo unico merito, ma il dovere di dimostrare come freschezza anagrafica, freschezza anche politica, possa fare il paio con la vivacità e la purezza istituzionale. Irto, nato a Reggio di Calabria il 5 gennaio del 1982, è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione sud per il Partito Democratico con 12.025 preferenze. È la prima legislatura dove ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di presidente della quarta commissione consiliare, cioè quella assetto, utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente. Inoltre Irto ha fatto parte della Commissione Nazionale di Garanzia dei Giovani Democratici, della Commissione Regionale di Garanzia del Partito Calabrese, è stato consigliere comunale nel comune di Reggio di Calabria nel maggio del 2011, all'aprile del 2014 è stato nominato poi vice segretario del PD della Calabria.